Una buona giornata e in anticipo auguri di buon Natale dalla redazione di World News Web 24. L'Argentina è campione del mondo in carica. L'Albiceleste ha vinto nella gara finale dei mondiali di calcio domenica scorsa in Qatar, battendo ai calci di rigore la Francia al termine di una partita tra le più belle del mondiale. È riscoppiata una grande festa. È un delirio collettivo. La vittoria dell'Argentina ai mondiali di calcio in Qatar, ai rigori contro la Francia, scatena una grande festa mondiale. Da Buenos Aires a Córdoba, Rosario e tutta un'ondata albiceleste. Il titolo torna nel Sud America dopo 36 anni. Tanti sono passati da quel 1986, quando ad alzare la coppa fu Diego Armando Maradona. La festa esplode in tutto il mondo, in Italia, a Napoli, ai quartieri spagnoli, quando Montiel ha segnato il rigore che ha sancito la vittoria. Si è festeggiato tutta la notte, davanti al murales raffigurante Maradona. L'Italia, travolta dall'ondata albiceleste, è contagiosa così come nel resto del mondo. Quello che è certo è che è stata una finale fra le più belle della storia del calcio mondiale in assoluto. I festeggiamenti proseguiranno per il resto della settimana. La selezione è attesa in patria nelle prossime ore, senza mai dimenticare in che ambito si è svolto il mondiale qatariota, in cui molte implicazioni non rimarranno sotto silenzio. Mimmo Siena, World News 24. E adesso parliamo di trapianti di organi in Puglia perché nella nostra regione cresce il numero dei trapianti, in particolare al Policlinico di Bari dove sono stati resi noti i dati ufficiali. Dal 1 gennaio al 22 dicembre sono stati effettuati 135 trapianti, superando così anche il numero dello scorso anno che erano 123. 25 trapianti di cuore, anche qui record assoluto in Puglia, che porta il Policlinico Barese ad essere il secondo centro in Italia. Per il governatore regionale pugliese Emiliano si tratta di una notizia straordinaria e la dimostrazione della maturità e di una grande disponibilità da parte delle famiglie dei donatori, che sono poi quelli che rendono possibili questi risultati e la determinazione del sistema sanitario pugliese. E queste sono le storie che vi abbiamo raccontato questa settimana. Vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia. Naturalmente, ancora una volta, auguri di buon Natale da tutti noi. Restituiamo la linea Pasquale Pauleta per Domenica Italiana, Mimmo Siena, World News 24.